Signore! Sveglia! Signore! Signore, sveglia! C'è il burrone, c'è... Sveglia! Aiuto! Aiuto! Sveglia, signore! Bisogna svegliarsi in questi casi! Ci vorrebbe un sasso. Ci vorrebbe un sasso, un bel sassone. Così lo metto sotto la rosa. Buonasera a tutti, benvenuti al BIF 2023. Il Basilicata International Film Festival è una 3 giorni, come sapete in tanti, densa e ricca di appuntamenti. Tutto nasce nel 2019 grazie ad un'idea del direttore artistico Alberto Nigro, che saluto e ringrazio. Facciamo un forte applauso al direttore, grazie. Siamo giunti alla 4ª edizione, un'edizione speciale dedicata all'attore Francesco Nuti. Io vorrei che lo omaggiassimo. Un forte applauso alla memoria di un grande attore e regista che è rimasto nel cuore di tanti di noi, anzi di tutti noi, nonostante il silenzio, i tanti anni di silenzio. Ecco, siamo giunti alla 4ª edizione. A me piace sempre dire e ricordare che noi siamo abituati a vedere il risultato finale di un evento, il portato finale. Eppure dietro c'è un percorso, c'è tanta fatica, ci sono tanti sacrifici e c'è un percorso irto di ostacoli. Non è scontato arrivare ad una 4ª edizione. Però il direttore Alberto Nigro ha una fortuna. Ha al suo fianco un team giovane. Io ho avuto modo nei giorni scorsi di parlare con questi ragazzi, con queste ragazze. Ho potuto cogliere una grande empatia tra di loro, che a livello professionale credo sia un punto di forza. Ragazzi che mettono a disposizione le loro competenze, ragazzi che continuano a credere in un progetto ambizioso e lo fanno con coraggio, con determinazione, lo fanno davvero con quella spinta e quello slancio che ci vuole per eventi importanti come questo. Io volevo anche fare una brevissima riflessione su quello che è stato, lo definirei un'anteprima del BIF 2023. Perché? Perché nell'evento Mezzogiorno e Mediterraneo, spin-off del premio Penisola Sorrentina, questo festival ha dato un tributo alla carriera all'attrice Ornella Muti e questo ci rende davvero orgogliosi. Facciamo un applauso anche per questo inizio strepitoso del BIF 2023. Ecco, questa sera è una serata di premiazioni, premieremo diversi cortometraggi. Il cortometraggio, ma in sé il film, io vorrei restituirvi un'immagine che a me ha colpito molto, è in qualche maniera la scultura del tempo. Perché? Immaginate lo scultore che definisce la sua scultura. Ebbene, un cortometraggio, un film, sono in grado di impressionare, di cristallizzare il tempo. Bertolucci diceva che proprio attraverso i film, attraverso i corti, attraverso quest'arte che è il cinema, in qualche modo ci ricorderemo del mondo. E io credo che sia davvero così. Non vado oltre, è il momento di chiamare accanto a me il sindaco di Ruvo del Monte, Piero Mira. Accogliamo il sindaco con un forte applauso. Eccolo. Buonasera, benvenuto.
Ne approfitto per chiamare al mio fianco anche la presidente del GAL Percorsi, Caterina Salvia. Un applauso. Benvenuta. Sindaco, le cedo la parola per i saluti. Allora, mi viene di dire subito benvenuti a Ruvo del Monte. Vi ringrazio tutti per la presenza. Mi tolgo subito questo pensiero. Alberto, grazie, senza troppi salamelecchi. Io ringrazio le autorità, poi Alberto farà il resto. Ringrazio il rappresentante della Regione Basilicata, l'avvocato Tommaso Coviello, i sindaci di Rio Nero, l'avvocato Di Nitto, il sindaco di San Fele Donato Sperduto, in rappresentanza anche Donato Angelillo del comune di Rapone. Ringrazio anche voi tutti i registi, attori, produttori che avete scelto questo piccolo paese per promuovere le vostre opere, perché di opere così possiamo trattarlo. Non mi sono dimenticato, logicamente il tutto è potuto avvenire grazie al GAL, che è rappresentata qui da Caterina Salvia e dal consigliere Giovanni Marino, e hanno creduto in questo e noi subito abbiamo supportato per quello che era possibile. Vedo tanti giovani, tante speranze di una futura carriera, quindi noi possiamo curare, anche noi crediamo nei giovani. Vorrei chiamare a fianco a me un attimino il vice sindaco e l'assessore, giusto per farvi vedere che non diciamo. Benvenuti. Donato Schettino e Francesca Suozzi, che tutte e due insieme non raggiungono la mia età, forse qualche anno in più. Niente, io non mi dilungo oltre, dico nuovamente grazie, speriamo che qualche cortometraggio possa diventare un film, anche magari sul Ruvo del Monte, quindi vi aspettiamo, non vi dimenticate che siete partiti da qui. Poi penso che si parlerà anche del nostro grande Evanante, Red McBain, e quindi ai premiati ci sarà un libro che parla, che è ambientato anche in Ruvo del Monte, chiamato Fiormonte, uno scrittore molto famoso, ha venduto decine e decine di milioni di copie di libri. Va bene, io non mi dilungo oltre, anche perché vedo che la serata sarà molto lunga, e passo la parola a Caterina. Grazie ancora Caterina. Sono io che devo ringraziare voi, Ruvo del Monte, che per il secondo anno mi vede insomma qui da questa parte, perché anche l'anno scorso abbiamo sponsorizzato questa manifestazione, e quest'anno ci abbiamo creduto di nuovo, perché appunto vedere tanti giovani, vedere tanto fermento in un paese che diciamo non è una città, è un paese appunto, è estremamente importante. Quindi per chi fa della promozione territoriale, della promozione della valorizzazione di borghi come questo in cui siamo questa sera, è assolutamente importante essere presenti e supportare le iniziative di questo calibro. Quindi io ringrazio Alberto, perché è stato dall'anno scorso e me l'ero anche ripromessa l'anno scorso di a riuscire a fare in modo di sostenere di nuovo questa manifestazione, promessa mantenuta. Voglio ringraziare tutti, perché l'impegno dietro, lo diceva prima lei, la presentatrice, brava, anche risorsa del territorio, quindi complimenti anche a te, lo diceva bene prima, dietro a una manifestazione di questo tipo c'è tanto lavoro, tantissimo, che non si esaurisce nelle tre serate, ma che parte da molto lontano. Quindi l'impegno di tutti questi ragazzi fa ben sperare nell'impegno che anche noi dall'altra parte mettiamo per fare per accompagnare le realtà dei nostri territori. Quindi io sono contenta per la seconda volta di poterlo patrocinare, di poterlo sponsorizzare, e non prendo altri impegni, perché non sappiamo come andrà, siamo in un momento molto, molto particolare, però insomma sicuramente l'occhio su questa manifestazione questa volta l'abbiamo inserita in un progetto più ampio, che è Screen Tourism, un progetto di cooperazione che si basa appunto, che vede il turismo e il cinema
come elementi, il cinema come elemento di turismo fondamentale di promozione, insomma, dei territori. E lo abbiamo fatto perché crediamo appunto che promuovere un territorio non significa semplicemente promuoverne l'enogastronomia o l'artigianato, anche quello, e questa sera lo facciamo con la manifestazione parallela, ma sicuramente i luoghi, i paesaggi, i territori vanno promossi con la fotografia, col cinema e con l'arte visiva. Quindi l'abbiamo inteso e lo abbiamo messo in questo progetto appunto chiamato Screen Tourism, e lo abbiamo voluto legare al personaggio, diciamo, che Ruvo ha tra i personaggi famosi, Eva Hunter, cercando anche di premiare, di avviare un percorso, non a caso il mio GAL si chiama percorsi, di un percorso magari nella prossima edizione di fare proprio una sezione dedicata al noir e al cinema al giallo. Perché? Perché appunto Eva Hunter è precursore di questo filone cinematografico, sceneggiatore di film, mi dicono, di film noir e gialli. Quindi questa sera dedichiamo un premio, l'anno prossimo dedichiamo una sezione e ci possiamo lavorare. Io mi rivolgo alla platea, ma mi rivolgo ad Alberto, perché so che possiamo insieme costruire, diciamo, una quinta edizione che vada anche oltre quella di quest'anno, che già è migliorata tantissimo, ma perché migliorando si cresce e i territori crescono. Grazie. Grazie Sindaco, grazie Presidente. Voglio ringraziare lo staff. Ci sono ancora dei ringraziamenti da parte del Sindaco? Sì, volevo solo ringraziare lo staff di Alberto, che ha lavorato gratis, lo possiamo dire, e così come le ragazze del servizio civile, della Proloco e dell'amministrazione, oltre a Patrizia che fa parte un po' di tutto. Grazie mille, senza di voi non sarebbe stato possibile organizzare tutto questo. Rubo solamente un altro volto il microfono, perché io nell'emozione mi emoziono molto facilmente, non ho ringraziato l'amministrazione che comunque ci ha accompagnato in questo percorso, e quindi no, avete fatto, ci avete accompagnato e avete sposato anche voi questo progetto, quindi grazie. Ce ne andiamo. Grazie. Grazie a voi, è bello pensare al futuro, c'è un'idea di progettualità, ma del resto tutti questi giovani ci fanno guardare con ottimismo al futuro. Io ne approfitto per ricordare che questo evento, come diceva la Presidente, è promosso e patrocinato dal GAL Percorsi, patrocinato anche dalla Regione Basilicata, dal Comune e dalla Proloco di Ruvo del Monte. Facciamo un applauso a chi orienta e incentiva queste iniziative. È il momento di chiamare accanto a me il direttore artistico del BIF, Alberto Nigro. Applauso. Ce l'abbiamo fatta. Buonasera direttore, una meravigliosa platea in questa quarta edizione. Ce lo siamo chiesti in tanti, era il 2019, ma come l'è balenata quest'idea del BIF? Su invito del direttore artistico del Pordenone Film Festival, praticamente sono stato invitato lì a ritirare un premio, e mi sono reso conto che in una città grande come Pordenone era molto dispersivo. Ho detto, perché nel viaggio di ritorno, perché non realizzare un qualcosa nel genere nei nostri paesini? Sarebbe molto più accogliente, molto più particolare, ecco perché è nata questa idea. L'ho trasmessa ai miei amici, alla mia squadra, e loro inizialmente erano scettici. Siccome io sono una testa dura e quindi sono andata avanti, ho realizzato le prime due edizioni online per via della pandemia, e poi dall'anno scorso l'abbiamo fatta in presenza. E come è strutturato? Abbiamo parlato di una 3 giorni veramente fitta di eventi, abbiamo potuto apprezzare anche, devo dire, sulle pagine social, una platea gremita anche di studenti. Di giovani, sì. E nasce, praticamente dai format si sviluppa in questa maniera. Noi questa sera vediamo nelle ultime fasi, i selfie, la fotografia, i backdrop, tutto quello che è presente, no? E sono 3 giorni, diciamo, finali, però il 99% viene fatto prima.
viene fatto in 9 mesi, sono arrivate 400 candidature, più di 400 candidature da tutto il mondo, da 35 paesi, è stata fatta una prima selezione da esperti, abbiamo ridotto la, diciamo, con una selezione siamo arrivati a 96 cortometraggi. Questi 96 sono stati affidati a una giuria bellissima che è composta da Valentina Castelli, da Loredana Di Martino e dalla Francia Risto Todorov. Facciamo un applauso ai nostri meravigliosi giurati. Quindi abbiamo una giuria internazionale. E da questi 96 praticamente siamo riusciti a scendere a 36 finalisti e quest'anno, diciamo stasera, quest'anno premieremo 21 cortometraggi. Grazie direttore, io dico soltanto due parole, poi ci sarà il trailer del BIF. Ecco, applauso al direttore che si congeda. Alberto mi diceva, microfoni spenti, io preferisco stare dietro proprio perché è una spinta propulsiva quello che dà ai suoi giovani, quello che dà, io direi, al suo team. Ecco, iniziamo a breve con le premiazioni. Io questa sera vedo una platea numerosa, l'ho già detto, ma soprattutto vedo un collante. È bello pensare nelle realtà come Ruvo del Monte. Abbiamo avuto un'accoglienza strepitosa, sindaco, ci tenevo a sottolinearlo e questo mi fa piacere. Da Lucana lo dico, io sono di Muro Lucano e venire qua mi ha riempito il cuore appena sono entrata. Sono stati tutti veramente gentilissimi e ancora una volta il cinema come momento di condivisione, come momento di confronto, come momento di crescita. La definivano la settima arte, io credo che le inglobi tutte, è un'arte straordinaria. Grazie. Iniziamo con le premiazioni e partiamo con una menzione speciale al corto Piccola Mia, al regista Danilo Rovani. Accogliamolo con un applauso, grazie. Ci sta raggiungendo. Eccolo che arriva. Buonasera. La consegna del premio BIF 2023. Io la ringrazio tanto e complimenti per questo premio. Grazie. Si può accomodare sul backdrop per la foto di rito. Grazie. Applauso. Grazie ancora. Andiamo avanti, premio miglior corto per il sociale, Un giorno di luce, al regista Matteo Vanni.
ci sta raggiungendo, credo, vedo, ecco, qui c'è, sì, la sagoma diventa sempre più nitida. Rifacciamo un applauso, riaccogliamolo con un applauso, complimenti per questo premio, ecco la consegna del BIF 2023, foto di rito. È il momento del premio miglior corto scuole a Medea al regista Giuseppe Arcieri. Noto un certo tripudio, noto, devo dire, un tripudio non da poco. Ci raggiunge, anzi ci raggiungono. Rinnoviamo l'applauso, complimenti, buonasera. Ecco la premiazione, facciamo spazio, grazie, grazie mille. La foto di rito è d'obbligo. Eccoci, ancora un'altra foto. Grazie, grazie ancora, complimenti. È il momento del premio per il miglior racconto tra le 7 e le 8 che va al regista Mattia Trezza. Buonasera, benvenuto. Complimenti per questo premio, l'abbiamo seguita anche, devo dire, attraverso i social, complimenti a lei. È davvero un piacere averla qui. Piacere mio. Prego. Andiamo avanti, premio per il miglior trucco, la preda presa va alla regista Caterina Marchisella. Ecco Caterina che ci raggiunge. Un omaggio e il ciak in legno del BIF, per Caterina anche la foto di rito. Rinnoviamo l'applauso, grazie mille. Premio miglior commedia, la prima volta al regista Lorenzo Trane. Buonasera, benvenuto. Anche a lei l'omaggio e il ciak in legno del BIF. Può accomodarsi sul fondale per la foto di rito. Devo dire anche giovanissimo Lorenzo Trane, complimenti davvero. Seguiamo. Premio miglior documentario Sosandra al regista Lorenzo Scaraggi. Eccolo qui, benvenuto. Premia il consigliere del comune di Rapone Donato Angelillo. Un attimo che arriva il consigliere, eccolo qui. Consegniamo questo premio a Lorenzo Scaraggi. Intanto complimenti, resti qui con me, Lorenzo. Allora, lei è... Può restare. Lei è giornalista, documentarista, reporter, regista. Alla fine coincide tutto nel mio lavoro, perché quando fai ricerca è chiaro che i titoli è tutta esperienza, non sono così giovane, insomma. Lei in un'intervista dice bene, ormai sono oltre ogni definizione, però c'è una cosa che mi ha colpito, volevo condividerla con la platea ma soprattutto con lei, questo storytelling itinerante, oserei definirlo così, sì. Perché? Perché lei ha questo camper dell'80, 82, 82 precisamente, sì. Va in giro con questo camper, noi ammiriamo degli scenari mozzafiato, lì ci ha messo su una sorta di redazione, ci spieghi quest'idea e soprattutto un commento per questo premio. Sì, in realtà il mio vecchio camper dell'82, ribattezzato Vostok 100K in onore alla navicella spaziale di Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, perché ogni volta a partire con questo camper
era un salto nel vuoto, cioè si partiva e non si sapeva se il motore avrebbe retto. Adesso è andato in pensione, è stato sostituito da un camper più recente, però effettivamente il camper negli ultimi 10 anni rappresenta la summa di quello che ho sempre fatto, cioè viaggiare. Ho viaggiato per parecchi anni come fotoreporter, poi uno diventa un pochino più anziano, dice vabbè, sto più comodo e prende un camper, e il camper mi ha accompagnato in tantissimi viaggi. Essere al BIF questa sera, un premio, che emozione? Decisamente è emozionante, se va a dire. Soprattutto una bella soddisfazione. Io sono molto innamorato della Basilicata perché la ritengo una miniera di storie da cercare, una miniera di storie da raccontare. Tutto è molto autentico. Sono pugliese, come insomma, nonostante l'accento bergamasco, penso si senta che sono pugliese. In Puglia sì, c'è tanto da raccontare, però esiste una sorta di autenticità, qualcosa di vero che in Basilicata riesci ancora a trovare. Ti basta arrivare in un paesino, fermarti nel bar, iniziare a parlare con qualcuno e lì puoi tirar fuori delle serie televisive stando semplicemente seduto in quel bar a bere un bicchiere di vino con qualcuno che hai appena incontrato e che magari dopo 10 minuti ti ha già invitato a casa sua a pranzo. Grazie mille, bellissimo questo concetto dell'autenticità. Grazie ancora, complimenti. La foto di rito. Grazie. Rinnoviamo l'applauso. Noi da Lucani siamo orgogliosi di ascoltare queste parole, questa riconoscenza e il senso di ospitalità che devo dire ci appartiene. Proseguiamo con le premiazioni. Abbiamo il premio miglior corto straniero REA al regista Carlos Alastrey. Premia l'attore Antonio Salvoni. Accogliamoli con un applauso. Ecco che ci raggiungono. La consegna innanzitutto del premio, ecco. Consegna ufficiale questa. Grazie. Facciamo un applauso a questa consegna ufficiale del premio. Complimenti. Io cedo intanto il microfono ad Antonio Salvoni e poi a Carlos Alastrey. Sì, giusto poche battute. Intanto è un piacere essere qui in questa terra di Basilicata, con i suoi magici paesaggi, con l'ottimo cibo, con l'ospitalità e la cultura. Guardare il mondo con occhi diversi, ma anche con l'occhio dell'anima, del cuore, dell'ambizione. Ecco, mi rivolgo ai giovani, bisogna avere sempre sete di cultura. Il grande Edoardo diceva che gli esami non finiscono mai e quindi c'è sempre da imparare. E la cultura è la nostra unica speranza. Io credo che solo la cultura può salvare il mondo. Voglio ringraziare Alberto Nigro che con passione e professionalità in tutto quello che fa ha portato alla quarta edizione questo evento culturale, e io gliene auguro tante altre che sicuramente ci saranno. Grazie. Grazie a lei. Nel frattempo c'è l'interprete, a Carlos Alastrey. Invece chiedo un commento su questo premio. Siamo onorati di averla qui intanto. We are honored to have you here in Ruvo del Monte for the Basilicata International Film Festival. I think about your short movie. Well, thank you very much for inviting me. It was a pleasure to know this area of Italy because I was never here. I'm very impressed by the beauty of the people and of the countryside. And you know, my film is a film about how a very difficult situation can show up the best part of us or the worst part of us. So I'm happy to be here because
this kind of event can show the best part of us when the art meets the people. Ringrazio tutti per l'invito e felice di essere qui per la prima volta e ha visto una regione bellissima dal punto di vista paesaggistico, è stato accolto in modo insomma caloroso e gentile e il suo short movie è sulla situazione che stiamo vivendo un po' tutti per le cose che succedono nel mondo e quindi mostra sia la parte migliore che peggiore di noi che c'è in ognuna di noi e questo evento mostra appunto la parte migliore di ognuno di noi. Grazie. Che meraviglia, grazie mille. La foto di Ritu, prego, anche lei per la foto. Immortalati. Grazie ancora e complimenti. Grazie. È il monumento di una giovane cantante lucana, lei è appassionata di soul, ma anche di pop, di jazz, ha fatto della musica la colonna portante della sua vita, non può assolutamente farne a meno. Lei è Sofia Pace. Un applauso. Buonasera.
Grazie, grazie mille. Grazie a Sofia Pace, meravigliosa, oltre a una splendida voce, meravigliosa lei. Ancora un applauso. Grazie mille. Questa calorosa platea. Un commento, Sofia, su questa esperienza qui al BIF. Beh, sono molto felice di prendere parte a questa serata. Sono felice anche di ritrovarmi con Alberto Nigro, che ho avuto il piacere di conoscere, ed è una persona che mi ha colpito piacevolmente, innanzitutto per il fatto che, come è stato detto prima, collabora molto con giovani, perché io credo che noi giovani siamo forza, e quindi è bello che si prenda iniziativa con noi. Ancora un applauso a Sofia. Grazie. Pace, grazie, grazie, grazie. Prima di continuare con le premiazioni, avete fatto un forte applauso in ricordo di Francesco Nuti. Io vorrei dire due parole su Francesco, perché Francesco ci ha insegnato che cosa significhi la solitudine della malattia, quel suo sguardo basso. Francesco era semplicemente una persona autentica, vera, ma soprattutto la sua commedia era un po' tra lo stralunato e il poetico, aveva tutta una sua delicatezza, e la sua fragilità era una geniale fragilità. Negli anni di silenzio, perché come tutti voi ricorderete, Francesco è stato lontano, ma tanti anni lontano dagli schermi, nonostante le contingenze della vita, l'incidente domestico e altro, è in quel silenzio che forse ognuno di noi ne ha apprezzato e ne ha colto la sua grande umanità, la sua grandezza, il suo talento. Semplicemente grazie, Francesco. Possiamo continuare con le premiazioni. È il momento del premio per il miglior corto documentario sul cibo, Pane, al regista Oddveig Clive, premia il sindaco di San Fele, Donato Sperduto. Li accogliamo qui con un applauso. Grazie. Buonasera, benvenuto. È un piacere per noi averla qui al BIF 2023. Ci sta raggiungendo, perché lo vedo, è lì, c'è il sindaco Donato Sperduto, è lui il premiante questa sera. Eccolo, sindaco, arriva, arriva, arriva. Buonasera, facciamo questa premiazione ufficiale col ciak in legno, prego. For the best short movie about food. Ecco, io vorrei sindaco, vuole fare un commento su questo premio, su questa serata? Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie all'amministrazione UNA, grazie alla brava Gherarda Cironi, che è il territorio, è il territorio che parte da 4 anni fa insieme a Alberto Nigro, che ha avuto st'idea, come diceva prima, noi come istituzione dobbiamo sempre stargli vicino e dare il massimo. Grazie al Galla, al suo consiglio di amministrazione, alla presidente Caterina, che ha sposato sta cosa, grazie al territorio, alla regione, che vedo e saluto il consigliere Coviello, ma soprattutto grazie a questa popolazione che con tanti sacrifici, parlo del territorio, Ruvo, San Fele, questo Appennino che fino a poco tempo fa non era né carne né pesce, ma la regione, grazie alla regione, apparteniamo tutti a quest'area interna, ha tanta voglia di rimanere qui, ancorata, diciamo, al proprio territorio, al proprio futuro, e stabilire il proprio futuro. Questa manifestazione, come tante piccole altre, non solo vanno implementate, ma rappresentano per quei pochi giovani, non solo per noi che facciamo un po' più anziani, un punto di riferimento che non possiamo non tenere in considerazione. Volevo salutare
l'amico Mario Esposito, ma così perché è lui che, diciamo, ha animato dall'inizio tutta questo tran tran dagli anni che lo conosco. Quindi negli anni, la scorsa amministrazione, anche quelle di prima, di Ruvo e questa qui, spero che continuerà l'anno prossimo a portare avanti questa manifestazione, noi nel nostro piccolo come territorio dobbiamo essere vicino. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Ecco, vorrei sentire da Odvec Clive un commento su questo premio. Comment about these awards. It's fantastic to be here. We come from Norway, and the secret behind we do things like they do in Italy and Norway. So the two things we in the film you see there is the sourdough is 150 years old and come from Naples, and we use the bread flour. It's from Italia too. So if you've seen the movie, so it's Molino Grassi, Manitoba. And we try to do things like in Italy, Norway, and then we film it. Grazie, ancora un applauso. La foto, assolutamente sì, per immortalare questo momento sì, e tenerla tra i ricordi più cari del BIF 2023. Ovviamente ha detto che è fantastico essere qui, che è grato di essere qui, che viene dalla Norvegia e non ho capito tutto, ma è arrivato a Napoli e lui conosce l'Italia attraverso i nostri film e le pubblicità anche sul cibo. Grazie, Thank you. Anche alla nostra interprete, grazie per il supporto che ci dai. E per esserci stata vicino costanza fino a questo momento. Grazie, per me è sempre un piacere, la seconda volta, essere qui veramente con piacere. Non sono un interprete, però faccio del mio meglio per il nostro ancora. Paese. Grazie. Prego.
Facciamo un applauso per questo corto pane al regista Odveik Clive. Noi continuiamo con le premiazioni. Buona visione. Tanti auguri a te. Sofia Cannella, vai, vai Sofia. Ma perché? Che hai fatto? Stai lontano, ti ammazzo! Ti ammazzi? Col mattarello? Ma sei matta? Tanti auguri! Vale, dai, fagli la leggenda. Ti rovini la sorpresa, no? Che carino, Maurizio Tambaccaglio ti fa l'auguri, eh? E zia Yolanda subito, col cuore, eh? Però, scusate, non capisco. Cioè, oggi non è il mio compleanno. Per la miglior sceneggiatura internet sparito al regista Matteo Cirillo. Premia la regista Loredana Di Martino. Buonasera, benvenuto. Buonasera Loredana Di Martino. È davvero un piacere avervi qui. Loredana Di Martino, sì. Giurata, sì. Del BIF 2023. Lei è regista, sceneggiatrice e c'è una cosa che mi ha colpito in particolare: a soli 8 anni debutta in teatro. Eh sì, era piccina piccina. Devo ringraziare l'altra bambina che aveva il morbillo. Mi chiama un attore molto famoso, diciamo, nella nostra terra, Giacomo Rizzo, parente di mia madre, la Larga, dice: non è che la bambina potrebbe per caso venire a fare 4, 5, 6 repliche? E così conosco la grande Luisa Conte. E poi la storia si interrompe lì, perché poi vabbè, facciamone altre, no, deve studiare, e poi si riprende dopo tanti anni. Però quella cosa lì è stata magnifica. Infatti formatore teatrale, diventa docente di recitazione e tiene anche dei laboratori, sì, di recitazione. Un commento, perché lei è giurata, e quindi le impressioni anche da giurata in questo suo ruolo, in questa sua veste. Un commento sul BIF? E sul premio che sta per consegnare. BIF penso che sia un'operazione fantastica, continuo a dirla da 2 anni, perché riuscire a portare da tutta Europa persone qui, su un paesino che è talmente piccino che ci vuole veramente l'ingrandimento. Beh, Alberto Nigro ci ha fegato, ha tanto fegato. Perché l'ho premiato? Perché questa sceneggiatura è molto particolare, nel senso che veramente hai affrontato un tema che sta sfaldando famiglie, rompendo rapporti, eliminando l'infanzia. E quindi si dovrebbe un attimo spegnere internet e capire un attimo chi ti è intorno. E proprio il finale, a parte tutto, mi è piaciuto tantissimo. Il finale è proprio giusto dei nostri tempi. E ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie Loredana. Matteo Cirillo, intanto la consegna del premio. Matteo, qualcuno direbbe che questi social in realtà ci rendono asocial. A te la parola. Allora, buonasera. È una domanda complicatissima questa. Allora, no, io sono partito da un presupposto, nel senso, buonasera a tutti, innanzitutto grazie davvero, per è sempre un'emozione. Sì, ci rendono a social, però serate come queste no, ci rendono più, perché sono partito da un presupposto, insomma, un libro diceva che comunque l'uomo è un animale sociale,
Purtroppo invece ci trasformiamo spesso in animali asociali, o magari spesso, ecco, nei supermercati vendono, mi fanno ridere queste cose, monoporzione, no? Tutte per una persona, una persona, una persona, una persona. E poi spesso si dice che i ragazzi o i giovani stanno infognati al cellulare, ma gli adulti non è che... insomma, partito diciamo da questa considerazione, dove ecco appunto spesso insomma siamo persi nel nostro mondo. Tipo ad esempio mio zio mi fa le domande, io gli faccio la risposta, ma lui sta al cellulare e poi mi rifà esattamente la stessa domanda. Dici, ah sì, che dobbiamo fare? E insomma, ecco, allora da là sono partito per scrivere poi la sceneggiatura, che prende una deriva, diciamo, non reale, appunto, per descrivere però un problema reale. Ecco. Grazie ancora, un meritatissimo applauso a Loredana Di Martino, Matteo Cirillo. La foto la fate insieme, naturalmente. Immortaliamoli. Grazie ancora. Perché stai in questo posto dimenticato da Dio? Stai cercando Azzurro. Mi sono svegliato. Nino. Papà lo sa che sei qui. Qui che ha dato il mio primo bacio. Ho sentito una scossa stanotte. Come vi siete conosciuti con Azzurra? Non le piace parlare del passato. Ma perché la fate funzionare se non c'è nessuno? Beh, ci siamo noi, no? Dopo l'ultimo terremoto le persone hanno un po' paura a venire. Fotografia Macerie al regista Federico Mazzarisi, premia il regista Risto Todorov, giurato del BIF 2023. Ci raggiungono su questa musica trionfale. Eccoli, arrivano, arrivano. Buonasera e benvenuti. Risto Todorov, giurato, lo dicevo anche prima, lei si è diplomato all'Accademia Nazionale di Teatro e Arti Cinematografiche di Sofia, attualmente vive a Parigi, è autore anche di diversi cortometraggi come regista indipendente e molte sue opere sono state selezionate non solo nell'ambito dei festival francesi ma anche internazionali. Non è la prima volta al BIF. E poi un commento sul premio. I'm here, don't worry. Good evening. I don't speak did Italian. Did you understand the question? 80%. The question, no. What was the question? Your opinion about the BIF, and it's your second time here in Ruvo and at the BIF, but this year you are a member of the jury. Mm-hmm. So, opinion about the point of view of the jury. Okay. I feel already like at home here. I was last year at the Basilicata Film Festival as a participant, now as a jury, and I think that the ambience here is very, very friendly, and it's really a big pleasure to be again in Ruvo del Monte. Sì, è la seconda volta. L'anno scorso è stato premiato come miglior corto straniero. Io ricordo anche il titolo, Les Petits Contrats.
last year. Yes. E quest'anno è stato invitato dal direttore Alberto Nigro come membro della giuria e per lui è un vero piacere ritornare perché qui è un ambiente molto amichevole e quindi ha ritrovato lo stesso calore che aveva trovato per la prima volta l'anno scorso e quindi è un piacere di nuovo essere qui. And we are all glad to be here. To have you here for the second time. Okay. Will you invite me again? Yes. I will come. Even if you don't invite me, we will invite you every year. I will come with pleasure. Until the end. Grazie a Risto Todorov. Io vorrei sentire da Federico Mazzarisi come ci si sente ad essere qui, anche tu giovanissimo. Sì. Ciao a tutti. Grazie per il premio. No, è una bella emozione essere in Basilicata, poi io sono diciamo, più o meno di queste parti, sono pugliese originariamente, quindi molto bello, la Basilicata è veramente piena di storie, dal punto di vista visivo ci sono delle location incredibili, poi questo cortometraggio nello specifico parla degli Appennini, ambientato negli Appennini, parla di una vicenda che è successa a cavallo della stagione dei terremoti, che è comunque qualcosa diciamo, che ci riguarda tutti quanti e riguardato tante persone a noi vicine, quindi sicuramente ha a che fare con il territorio, e questo sì, è un corto che parla vuole invitare le persone a riflettere sul fatto che c'è sempre una possibilità di ricostruire quando le cose si rompono e a migliorarle, che siano le case o gli alberghi come nel cortometraggio, i sogni, le relazioni, eccetera. Una nota un po' così, un po' più triste, magari anche quello che sta succedendo in questi giorni con Gaza e con l'Ucraina, eccetera. Speriamo che queste cose si possano risolvere. Complimenti, intanto premiamo e grazie per la profondità di questo messaggio che accogliamo e che condividiamo tutti. Prego. Congratulations. La foto di Rito, ecco. Federico Mazzarisi dice una cosa importante, quello di ricostruire, perché molto spesso le cose si rompono, Federico, si rompono le cose e tendiamo a buttarle via, mentre forse i nostri nonni sì, ci insegnavano un'arte diversa, quella di ricostruire, quella di ricucire. E questo è un messaggio bello che trasmettiamo a tutta la platea questa sera al BIF 2023. Grazie ancora, grazie a Risto Todorov. Vedete lì? Sono io. Sì, sono io da grande. Vivo a Varazzi, una piccola cittadina sulla costa Ligure, dove tutti mi conoscono e dove nulla passa inosservato. Grazie. Ho una cosa nuovissima. È un chupa chupa all'escolzia, una pianta quasi ipnotica. Guarda qua, fantastico. Grazie. È passata una settimana da quando ho salutato la mamma per l'ultima volta. Quante cose avrei voluto dirle ancora,
perché l'amore mostrato non è mai abbastanza. In questo momento posso contare su mia sorella Anna. Nonostante viviamo in città diverse da molti anni, è tornata per questo triste ed improvviso avvenimento. Noi siamo molto legate, anche se spesso abbiamo punti di vista differenti. Sì? Che c'è? Volevo chiederti, ma tu sei con Christian? No, ma mi sta venendo a prendere, perché? Come no? E quando arrivate? Scusa, ma a che ora ce l'hai sta specie di seduta? Alle 5. Ma sono le 2 e sto in hotel a 5 minuti da casa tua. Ok, ma ci va tutta una preparazione, non è che queste cose si fanno così, eh. Vabbè, sbrigati, ok? Sì, sì, vabbè, ho capito, arriviamo, arriviamo. Anna e il nostro carissimo amico Christian oggi sono qui con me per darmi coraggio nell'affrontare una delle mie ultime scelte folli. Ma nessuno di noi si aspetta ciò che sta per succedere. Potrebbe essere l'occasione buona per rinunciare e non sprecare ore della tua vita. Cioè, sei venuta da Napoli per mettermi ansia? Io? Ma che dici, no? Stiamo calmi, che fuori c'è molto vento e questo influisce sulla connessione, perché le antenne del wifi col vento iniziano a... cioè, influisce... Che cazzo c'entra il vento? Il vento, eccola. La dottoressa, sì, la dottoressa. No, sì. Buonasera, Isa, ti richiamo. Buonasera. Mi fa molto piacere vedere che è già connessa, anche perché, come le dicevo per telefono, un sacco di altri impegni, quindi direi di non esitare oltre, d'accordo? Ah, prima di cominciare però mi rivolgo a tutte le persone che vedo intorno a lei. Potete assistere, non c'è problema, però mi raccomando, non dovete in alcun modo interferire perché potreste causare dei danni irreparabili, d'accordo? Anzi, lasciatele un po' di spazio. Ah, sì. Allora mi sposto dall'altro lato, va bene? Allora, Isa, siamo pronti per iniziare. Si rilassi. Che? Si rilassi e faccia un bel respiro profondo. Così, bravissima. Un altro. Molto bene. Adesso comincia a pensare a sua madre. Ma ancor prima pensi a lei. A quanto era felice quando era insieme alla sua mamma. Si concentri su questi suoni. Sono suoni antichi. Pensi a un episodio con la sua mamma in cui si è proprio detta: respiriamo, respiriamo. Dove si trova Isa? Dove si trova?
musica e tanto altro. Isa, vieni, è pronta la colazione. Mamma. Ho capito che il dono di amarti è falso il dolore di perderti. Isa? Isa, mi sente? Ragazzi? Ragazzi, voi mi vedete? C'è più. Signora Gianna, mi sente? Signora Gianna, non c'è più. No, ma che fai? Hai sentito la terapeuta, no? Sì, la terapeuta. Sì, ha detto che non dobbiamo interferire per nessuna ragione al mondo. Ah, sì? E che facciamo? Ce la teniamo così? Guarda, così è pure meglio di prima, eh? Questo è il risultato dei tuoi esperimenti, dei famosi RTV2. Eccola, stai chiamando. È pronto? Dovete portarla qui. Ma che morta. No, veramente, noi volevamo prima svegliarla. Dovete portarla qui. L'ipnosi si è interrotta in modo brusco e non c'è modo di riprenderla a distanza. Non posso fare niente a distanza, né dal PC né tantomeno dal telefono. Vi aspetto. No, un attimo solo, volevamo... Se n'è andata. Oh, se n'è andata, mamma, che facciamo? Ma perché, Christian? Perché proprio a noi? Christian, ma ci sei? È che pensavo che queste tematiche psicologiche, no, concernenti l'esistenza, il divenire dell'essere e soprattutto la fondazione di un io come soggetto, sono la risultante di ricerche fenomenologiche che partono da... Ma che cazzo dici? Prendila per la testa. Per la testa. No, senza svegliare. No, regala a sandwich. Pensa, Hai visto? È stata semplicissimo. Da lì a qui ci abbiamo impiegato un'ora. Per arrivare a Roma quanto ci impiegheremo? Che c'entra? Noi a Roma mica la dobbiamo portare a piedi. No, io mo vado a prendere la macchina, guarda, è finito pure di piovere. E tu resta qua, sorvegliala. Sì. E io vado a prendere la macchina. La carichiamo in macchina, vedrai, sarà semplicissimo. Fala sedere. Non gridare perché non si deve svegliare. No, non la sveglia, sto facendo mettere i piedi. Falla girare. È un momento, falla girare. Ma vedi che sono lunghi i piedi. Chiudi. No, c'hai i piedi, devi scendere i piedi. Vai, falla scendere i piedi. Ma non può, vai! Guarda a sinistra. Giro solo a sinistra, non gira a destra. E gira a sinistra, vai, andiamo. Prova a mettere la cintura. Prova a mettere. E qui inizia il nostro viaggio. Ma questa è un'altra storia. Ve la racconterò la prossima volta. Perché state certi che ci rivedremo. Thank you.
premio Basilicata in Corto a Connessa al regista Enrico Bonino, tratto da una storia di Mariandrea Cesari. Facciamo un applauso, li accogliamo qui accanto a noi. Premia il vice sindaco di Ruvo del Monte, Donato Schettino, e il senatore che vedo qui avanti, Gianni Rosa. Buonasera, benvenuti. Buonasera, ciao. Senatore, buonasera. Allora, mi chiedono, il mio è un arduo compito, di essere brevissimi e velocissimi, ma noi lo saremo. Intanto passo la parola. Allora, niente, io non mi dilungherò ovviamente molto, faccio i saluti, auguro a tutti una calda manifestazione, la quale noi stiamo portando avanti un lavoro iniziato negli anni precedenti con grinta, con enfasi e soprattutto grazie alla collaborazione di tutte queste persone che voi non vedete, che sono qui dietro le quinte, e grazie al GAL e grazie ovviamente ai miei colleghi dell'amministrazione comunale e a tutti i presenti, un caro saluto. Grazie a lei. Senatore Gianni Rosa, inaspettata, dica la verità, l'ho vista da sì, reazione. Ero assorto dal film che era appena finito, quindi che meraviglia. No, vabbè, io questa è la seconda esperienza, già ero venuto qui l'anno scorso, quindi ci sono ritornato volentieri. È una bella esperienza, rilancia, così come penso rilancia questi centri, sono importanti, queste manifestazioni sono importanti proprio per dare anche centralità a centri interni come la Basilicata, e quindi continuare questa esperienza è estremamente importante. Grazie senatore, facciamo un applauso. Intanto facciamo la consegna ufficiale del premio e poi volevo sentire loro. Lo consegniamo, facciamo questo passaggio importante. Brevissimi anche voi, Enrico Bonino e Mariandrea Cesari, prego. Intanto grazie al BIF, è stata un'esperienza straordinaria essere qui, sia per aver conosciuto questo territorio, per le persone che abbiamo conosciuto, l'ospitalità e per tutta la manifestazione. Quindi grazie. Saremo brevissimi, siamo molto felici perché abbiamo creduto molto in questo progetto e ci crediamo ancora, in quanto, come forse avrete capito, questo è un po' una sorta di pilot, è un cortometraggio che presenta un progetto più ampio che speriamo poi di poter declinare in un film vero e proprio. Quindi stiamo promuovendo questa storia e speriamo di aver suscitato la curiosità nel vedere come andrà a finire e che quindi potremmo fare il film. Grazie, passo la parola a Mariandrea che l'ha scritta. Io ho avuto il piacere di dirigerla, ma è lei che l'ha scritta. E quindi è giusto che ci racconti qualcosa. Grazie mille. Buonasera a tutti, innanzitutto sono molto emozionata di essere qui in quanto è il primo premio che riceve Connessa. Esatto, Connessa prende spunto da un fatto realmente accaduto alla mia famiglia che poi ovviamente ho romanzato, e noi dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti del lavoro svolto, soprattutto insieme a grandi professionisti, ma persone da un gran cuore d'oro. E io ci tengo in particolar modo a questo progetto anche perché l'ho dedicato a mia nonna Maria, e che è lei che mi ha insegnato a fantasticare, a viaggiare con la fantasia, e Connessa è la prova che i suoi insegnamenti sono arrivati. Ci tengo poi a ringraziare la mia famiglia e in particolar modo una persona, mia mamma, che ha sempre creduto in me, crede tuttora in me e mi sostiene. Poi ringrazio tutta la troupe, il cast, Enrico Bonino, gli attori, Ilaria Gioantonello, Susi Del Giudice, Giovanni Esposito, Giorgia Wurz, il sindaco per Federici Luigi, scusate se mi perdo nel ringraziare le persone che ci ha aiutato con la collaborazione e la sponsorizzazione del cortometraggio, e tutti i cittadini di Varazze che hanno contribuito. E ringrazio voi per averci accolto a braccia aperte, e vi ringrazio veramente, ho sentito la stima e l'affetto di tutti voi. Grazie a tutti. Complimenti, vi potete accomodare per la foto. È la foto di rito, sì. Facciamo un altro applauso mentre si congedano, grazie ancora. C'è un'incursione, la definirei così, per un'altra foto di rito, quelle cose improvvisate. Ancora un forte
Applauso per voi, grazie. Andiamo avanti, procediamo con un premio speciale. Scrittore e romanziere, è stato anche un noto sceneggiatore cinematografico. Ha pubblicato centinaia di romanzi polizieschi e molte sceneggiature. Nato a New York nel 1926 con il nome di Salvatore Albert Lombino, da una famiglia di immigrati italiani originari di Ruvo del Monte, sede di questo festival. Nel 1952 ottenne l'autorizzazione a cambiare il proprio nome in Evan Hunter. È proprio con questo nome che ha scritto quelli che sono probabilmente i suoi romanzi di maggiore impegno, Il seme della violenza e la sceneggiatura originale del film Gli uccelli, portato sul grande schermo dal regista Hitchcock. Quest'anno la giuria del festival assegna un premio speciale per i corti gialli e noir intitolato a questo famoso scrittore. Buona visione. Questo è il punto. Stavolta ci è riuscito. Okay. All'esito del giudizio abbreviato, osservo. Leo. Elisa. Regista Antonio De Gregorio. Premia il sindaco di Ruvo del Monte Piero Mira. Un applauso. Ci stanno raggiungendo, li vedo, eccoli qua, eccoli qua. Buonasera. Sindaco, facciamo questa premiazione importante. Però prima di premiare volevo sentire un commento da Antonio De Gregorio. Ciao a tutti, grazie mille per questo premio. È un premio singolare per il film perché nessuno aveva mai visto il film in questa ottica e quindi sono molto contento di poter avere una visione sul mio stesso film inedita. Grazie mille. Facciamo la consegna intanto del premio da parte del sindaco ed invito entrambi a rimanere qui, quindi sia il sindaco che Antonio De Gregorio, perché c'è un altro premio, il premio come miglior attrice Elisa, l'attrice Angela Curri. Premia. Intanto ci raggiunge, eccola. Benvenuta. Premia il direttore generale del premio Penisola Sorrentina, Mario Esposito. Facciamo sentire tutto il nostro calore al direttore. Buonasera direttore, benvenuto. Cedo subito la parola a lei. Grazie, buonasera a tutti e grazie a un particolare abbraccio ad Alberto, a Gerardo, a questa amministrazione comunale, al Gal Percorsi, brava a te, che racconti questa storia, che non è solo la storia del BIF, perché sono le tante storie a fare la storia. Ecco, questa sera vanno in scena storie di donne, di uomini, di attori, di registi, ma anche storie di istituzioni culturali. Io rappresento il Premio Penisola Sorrentina, ma abbiamo qui in sala una istituzione culturale, il Gifoni Film Festival. Direi di rivolgere un applauso al mio amico Jacopo Gubitosi, figlio di Claudio Gubitosi. Come dicevo, il BIF si inserisce anche all'interno di un progetto dedicato al Mezzogiorno e al Mediterraneo, per dimostrare che il Mediterraneo non è solo mare, ma anche terra e anche luogo che travalica confini geografici e residenze anagrafiche.
Io auguro al BIF, ad Alberto, a tutta la squadra di diventare grandi, di crescere, di superare la boa del primo lustro ed andare avanti. Io ne ho 28, credetemi, non è facile, è una sfida, una battaglia che si rinnova di anno in anno, però c'è un augurio che voglio fare ad Alberto e a tutti quelli che credono e investono in questo progetto, di diventare grandi conservando la passione e la purezza delle prime edizioni. Questo è importante. Affido come un messaggio nella bottiglia a tutti noi questi versi di Rocco Scotellaro, un poeta lucano che ricorderemo a Sorrento il 27 ottobre con un reading di Giuliana Desio. Siamo acini maturi ma piccoli in un grappolo di uva puttanella. Complimenti e auguri a tutti. Grazie, grazie mille al presidente del premio Penisola Sorrentina. Intanto facciamo la consegna ufficiale del premio. Complimenti. Angela Curri, due parole brevissimamente anche da lei. Grazie innanzitutto al festival per questo premio, non capita spesso di ricevere premi e quindi sono molto molto felice. Ringrazio Antonio per avermi dato questa possibilità. Tu sei bravissima, posso dirlo. e niente, è una serata molto bella, mi sono molto emozionata, anche bravissima Sofia prima. E grazie per le tue parole, perché secondo me la purezza è qualcosa che dovrebbe rimanere sempre viva e speriamo che lo rimanga. Che belle parole, che profondità. Come sempre, immancabile la foto di Rito. Grazie, grazie di cuore. Rinnoviamo l'applauso, eccoli sorridenti. Grazie ancora. Perché le hai detto quelle cose? Lo sai che si arrabbia, no? Lo so, ma volevo che venissero a prendersela. Io devo darle un regalo, signor T. Anche tu vuoi regalarmi una finta libertà? No. Io voglio darle quella vera. Miglior attore, l'atto del folle del signor T all'attore Ernesto Maillet, che vorrei accogliessimo con un grandissimo applauso. Premia il direttore generale del Giffoni Film Festival, Jacopo Gubitosi. Buonasera, benvenuti. Buonasera direttore. Volevo anche da lei un commento, per noi è veramente un piacere averla qui. Grazie, è un piacere tutto mio e nostro, parlo anche a nome di Giuffoni, di Giuseppe Tedesco che mi ha accompagnato. Io sto imparando a parlare perché ho un terribile apparecchio in bocca, quindi sto... Non si direbbe, faccio un po' di difficoltà perché sono i primissimi giorni, però sono veramente emozionato di essere qui. Ho conosciuto Alberto la scorsa edizione del Giuffoni Film Festival, che mi è sembrato... Puoi venire qui insieme a me, per favore, ti nascondi, sì, sempre, cioè lo faccio sempre anch'io, sempre, lo faccio sempre anch'io nella, durante l'edizione, però... E lì, ma non è giusto. Accogliamo il direttore Alberto Nigro con un altro meritatissimo applauso. Te lo meriti tutto, perché
Se siamo qui tutti quanti noi è perché hai dato dimostrazione di essere una persona determinata, concreta, che rispetta il territorio, le radici, che rispetta la cultura. Se siamo qui è proprio per dimostrarti il nostro affetto e vicinanza. Porto ovviamente i saluti del presidente e del direttore artistico Claudio Gubitosi, Pietro Rinaldi e tutti il team di Giffoni che tu in parte hai conosciuto, però un grazie anche a tutto il tuo team di persone che da oggi ci stanno coccolando e ci stanno facendo sentire a casa, perché l'accoglienza ovviamente è il dono più bello che potete offrire a tutti quanti noi che partecipiamo ad eventi pubblici e culturali. Grazie. Come questo. Poi volevo anche ringraziare il collega direttore amico artistico Mario Esposito per insomma averci citato e ringraziato, e ovviamente la stima di tutti noi, Mario, sai il bene che ti vogliamo e l'affetto che condividiamo sempre per entrambe le nostre attività. Però se siamo qui, io volevo poi accodarmi a quello che hai detto, che è stato veramente molto interessante. Se siamo qui oggi a raccontare la quarta edizione del BIF e tutti gli eventi, rassegne cinematografiche hanno modo di essere e di esistere oggi, e grazie al lavoro di tanti registi, attori, produttori che lavorano e producono per far sì, per esportare e per raccontare le tipicità e le unicità di ogni singolo territorio. Quindi un grande veramente applauso a loro che ogni giorno si impegnano, si sacrificano per realizzare anche in condizioni difficili prodotti audiovisivi che finalmente stiamo nuovamente esportando e importando in tutto il mondo. I cortometraggi stanno riassumendo un ruolo principale in tanti festival, noi ne abbracciamo e ne conosciamo tantissimi, e quindi finalmente anche il cortometraggio sta facendo spessore come tanti altri prodotti, lungometraggi e documentari. Però siamo veramente felici di essere qui e di starti a tuo fianco. Giffoni c'è, Giffoni ci sarà sempre. Ovviamente anche lo slogan che hai pensato insieme a tutto il team, insieme al presidente, guardare il mondo con occhi diversi, per noi e per Giffoni è una delle nostre missioni più belle, guardare il mondo con gli occhi delle nuove generazioni che sono il presente e che stanno solo loro a raccontare e vedere la bellezza vera che noi forse non siamo ancora abituati a guardare, la semplicità con come loro sono appunto in maniera naturale e semplice raccontarci e farci ogni giorno innamorare. Quindi complimenti anche per la scelta della tematica che è molto centrale nella realtà sociale. Quindi io grazie direttore, so che dobbiamo interrompere, breve, possiamo assolutamente poi... Grazie, un applauso intanto al direttore generale Jacopo Gubitosi. Prima della consegna io vorrei cedere la parola all'attore Ernesto Maillet, vincitore del David di Donatello nel 2003 con il film L'imbalsamatore. Facciamo un applauso. Troppo buoni, grazie. Che dire, io quando si tratta di corti non so perché, sono sempre mezzo. Anche se, secondo me, scusatemi la presunzione, io darei un premio a mia madre per aver fatto il miglior corto. Niente, sono contento di stare qui, ho accettato subito l'invito perché è un festival giovane, Nigro non lo conoscevo, però quando mi ha parlato di questo tipo di manifestazione ho detto sì, vengo sicuramente, potevo trovare una scusa, invece sono venuto. Pensate che domani parto per una tournée, quindi ho fatto un piccolo sacrificio, ma l'ho fatto contento perché ho conosciuto tanta bella gente e sono felice di essere qui. Grazie. Grazie a lei. Facciamo la consegna ufficiale del premio. Oh, grazie. Foto di rito, naturalmente anche il direttore presente. Eccoli, immortaliamoli, sorridenti. Un applauso. Andiamo avanti con un altro premio, siamo sul finire. Premio migliore attore lucano del 2023 all'attore Nando Irene. Facciamo un applauso. Eccolo.
che ci raggiunge sulle notti trionfali. Buonasera, benvenuto. Premia il consigliere regionale Tommaso Coviello e il sindaco di Rio Nero Mario Di Nitto. Ci stanno raggiungendo. Nando Irene, miglior attore 2023. Prego. Ma che sorpresa, grazie. Grazie a tutti. Anch'io ribadisco le parole di un po' tutti. Queste manifestazioni ci devono essere per avvicinare il territorio al cinema, per avvicinare i giovani al cinema, che il cinema, questo lo dico ai politici presenti, è un'industria che genera posti di lavoro, che genera economia e genera cineturismo. Noi a Matera, io sono di Matera, e siamo pieni di flotte di turisti che vengono per il Matataranni, per 007, e la Basilicata si presta e attrae produzioni nazionali e internazionali, ma tutto il territorio della Basilicata, non solo Matera, perché la Basilicata ai fiumi, al deserto di i Calanchi, ai boschi, si può sciare, si può andare al mare, quindi è una location a 360 gradi. Quindi io dico di rafforzare questo volano che può essere il cinema in Basilicata, supportando questi eventi e supportando soprattutto anche tramite la Film Commission, che quest'anno c'è la nuova presidente, la Romaniello, speriamo che facciano un passo avanti e guardino al futuro, anche per evitare lo spopolamento di questi piccoli paesi. Sono salandrese e succede questo, e quindi l'industria potrebbe essere una bella occasione per far crescere e rinascere la Basilicata. Molto pragmatico, concreto, complimenti, cedo la parola. Sì, complimenti a Nando che ha colto l'essenza di queste manifestazioni, cioè che è quella di far conoscere il nostro territorio, che è bellissimo, è meraviglioso in tutti i suoi aspetti. Una sezione della kermesse dedicata al cibo, che è anche un'altra cosa più importante, quindi oltre alle bellezze ci sono anche le bontà in Basilicata. Ma la vera essenza la trovo anche un po' nelle parole di Lorenzo, il reporter itinerante con il camper, perché ha narrato sostanzialmente cose che Nando conosce bene, perché noi le conosciamo, che siamo del territorio, siamo lucani, e l'idea di poter coniugare, insomma, di potersi sedere al bar, bere un bicchiere di vino ed essere ospitati il giorno dopo a casa a pranzo, e quindi il sistema dell'accoglienza che noi lucani sappiamo fare. Io ho conosciuto due bravissimi registi giovani, uno di Genova e uno di Milano, li ho portati dal mio amico, lo posso dire, da Eleano, alla cantina Eleano, abbiamo fatto un aperitivo lì a ora di pranzo, mentre vendemmiavano, hanno visto la cantina e sono rimasti, insomma, a bocca aperta, diciamo, non col palato asciutto, a bocca aperta. Perché non vedo. Sì, solo per terminare, insomma, il discorso sta in questi termini. Queste manifestazioni ci consentono di andare oltre i confini regionali, colmare anche un po' questo, il gap infrastrutturale che abbiamo purtroppo, che è la nostra croce, ma è anche la nostra delizia, perché sostanzialmente avere un territorio anche un po' sconosciuto, un po' anche preservato in tutte le sue la sua genuinità ci consente, insomma, di presentarci a chi visita la Basilicata in questa maniera. Quindi faccio i complimenti al direttore artistico, ringrazio per la presenza importantissima del direttore generale del Giffoni Film Festival e del Premio Penisola Sorrentina, perché naturalmente questo sia di buon auspicio per il prosieguo di questa manifestazione, che questo tappeto blu possa trasformarsi in un tappeto rosso, insomma, quindi in maniera tale da andare sempre oltre i confini regionali. Mi unisco ai complimenti all'amministrazione, al Percorsi, alla dottoressa, che la presidente, che ha ben fatto a sponsorizzare ulteriormente questa manifestazione con un contributo anche da parte della regione, e vi porto i saluti naturalmente del presidente della regione, che aveva altri impegni istituzionali, non poteva essere presente, ma sono onoratissimo di aver fatto le sue voci, anche perché sono legato molto a questa comunità. Ancora grazie. Grazie a voi, facciamo la consegna ufficiale del CIAC a Nando Irene. Suggelliamo questo momento, complimenti ancora. Immancabile la foto, prego. Rinnoviamo l'applauso, grazie ancora.
chi è? Francesco, sono io. Ah, ciao nonno. Mi passi mamma? No, è in palestra. Allora, quando la vedi, le dici per favore se mi chiama? Vabbè, chiamala tu, no? Io ogni volta che la chiamo mi dice che il telefono è irraggiungibile. No, no, mamma ha cambiato numero. E il tuo è sempre lo stesso, no? Sì. Senti, ma perché non scendi così ci salutiamo? Nonno, scusa, ma sono con un amico adesso. Pronto? Mi hai cercata, che vuoi? Come stai? Che vuoi? Beh, sì, ecco, oggi sono andato al cimitero e ho visto che la lucina della lapide era spenta. Ci sei? Sì. E allora ho guardato la lampadina, ma non era fulminata. Però non si accendeva. Ho chiamato l'azienda e mi hanno detto che non risultano pagate le ultime due bollette. E visto che arrivano a te, ho pensato che se me le dai vado io a pagarle. Capito? Pronto? Anna, ci sei? Pronto? Che ci vuoi a fare al cimitero? Sono andato a trovare tua madre. Con che coraggio vai da lei? Se mamma è morta è colpa tua, lo sai, sì. Quella zoccola con cui stai, lo sa che vai da mia madre. Sei un bastardo, figlio di puttana. E ora mi chiami per dirmi che la lampadina della lapide è spenta. Tu non mi devi cercare. Tu non esisti. Sei un fantasma che rompe pure i coglioni. Adesso devo cambiare pure il numero di telefono. Non azzardare mai più a venire sotto casa mia. Capito? Sì. Oggi ti ho visto passare con la macchina. Sì, ti ho visto anch'io. Ti vedo sempre, mi fai pena. Sei un poveraccio. Che c'è? Ci sei rimasto male? Che dovevo fare? Fermarmi? All'inferno devi finire. Maledetto. Thank you.
Premio alla carriera Lena all'attore regista Nicola Pistoia. Facciamo un applauso, accogliamolo con un grandissimo applauso. Eccolo. Buonasera e benvenuto. Premia la regista Valentina Castelli, nonché giurata del BIF 2023. Eccola, ci sta raggiungendo Valentina. Che meraviglia, dico solo questo, che meraviglia. Nel frattempo Valentina ci raggiunge. Buonasera, ciao Valentina. Prima della premiazione ufficiale, allora, lei è regista, autrice di cortometraggi, anche imprenditrice. Mi dicono anche questo, e tante cose insieme, ma questa sera è soprattutto giurata del BIF. Un commento su questa esperienza e sul premio, ovviamente. Allora, buonasera, sono Valentina Castelli. Mesi fa mi ha chiamato il mio amico Alberto e mi ha detto: Valentina, vorresti far parte della giuria? Io mi sono sentita più che in dovere onorata di accettare. Lo ringrazio pubblicamente perché ci sono mesi e mesi di preparazione da parte di questa persona, che ovviamente poi guida un gruppo di ragazzi straordinari, tenendo conto che io per 5-6 mesi l'ho stalkerizzato, lo chiamavo sempre la domenica mattina, la domenica pomeriggio, la domenica sera, e lui sempre che mi rispondeva, che mi diceva sì, va bene, ok, facciamo, ok. Quindi grazie per la tua pazienza. E quest'uomo è rappresentato da due valori che per me sono fondamentali: integrità e rettitudine. Abbiamo cercato in qualche modo di portare stasera quella che potesse essere considerata la miglior qualità che i produttori e i registi hanno deciso di presentare alla Basilicata International Film Festival. Quindi grazie Alberto, grazie Luciano, grazie Gerardo, grazie a tutti i ragazzi che per il secondo anno mi hanno accolto benevolmente, grazie a tutti voi, grazie. Grazie a Valentina Castelli. Io volevo anche un commento da Nicola Pistoia, attore, autore, regista. Ecco, le cedo la parola ben volentieri. No, è che non me l'aspettavo, mi ha fatto uno scherzo, premio la carriera, e quindi dovrò attaccare l'attore al chiodo, forse, non lo so. Però grazie Alberto, grazie a tutti voi, orgoglioso di essere qui in una terra magnifica, mi scalda il cuore stare qua e vedere giovani che amano il cinema, anche il teatro. Io vengo dal teatro, poi ho fatto tanta televisione, tanto cinema, e questo è un tributo a mia mamma, e ringrazio la mia famiglia, Cristiana, Loredana, Alice, Federica e Luisa. E voglio dedicare il premio a Ketty Roselli, un'amica attrice grande, che se n'è andata. Vabbè. E che sarebbe stata felice di stare qui questa sera accanto a me. Ciao Ketty. Grazie, consegniamo ufficialmente questo ciak in legno. Grazie. Ecco, a Nicola Pistoia. Grazie. Rinnoviamo di nuovo l'applauso. Grazie. Complimenti. La foto, sì, Valentina, la foto, la foto. Magnifico, direi. Direi magnifico. La spontaneità. E noi ci deliziamo con lei, Sofia Pace. Conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi stento, sereno, se è vero, piace che un malinconio
dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce ma sono lacrime mentre piove, mentre piove, mentre piove. Magica quiete, velata indulgenza, dopo l'ingrata tempesta, riprende fiato con intenso trasporto, celebro un mite insolito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia dolce bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno, di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce dio. Ma sono lacrime mentre piove, mentre piove, mentre piove. Grazie. Complimenti Sofia, un forte grazie. Applauso per te, ci delizi, semplicemente questo, ci delizi. Prego. Ecco, siamo ai ringraziamenti. Prima dell'annuncio finale come miglior corto del BIF 2023, io vorrei ringraziare il direttore artistico Alberto Nigro, naturalmente, l'abbiamo fatto mille volte, ma mi sembra doveroso, tutti i ragazzi della squadra BIF, sono tanti, è difficile nominarli, elencarli uno per uno, il GAL Percorsi e la presidente Caterina Salvia, il comune di Ruvo del Monte, il sindaco Mira, la Proloco di Ruvo del Monte, ovviamente la regione Basilicata, e il direttore esecutivo Gerardo Carlucci, perché Gerardo ha supportato questo evento e ha curato i dettagli meticolosamente, la segreteria organizzativa Vito Tozzi, Pina De Lorenzo e Patrizia Colangelo, il responsabile luci e audio Luciano Grosso, gli operatori foto e video, eccoli qua, Salvatore Gerardi e Vincenzo Malanga, regia e video Michele Nigro e Matteo Russo, responsabile area food e wine Alessandro Manfredi, e poi un ringraziamento speciale per questo ciak in legno che abbiamo consegnato questa sera grazie al talento e alla maestria di Veronica Ferrara e Gino Masi. La nostra interprete, lei dice non sono un interprete, ma per noi è un interprete, Mirella Pierri, i giurati Valentina Castelli, Risto Todorov e Loredana Di Martino, la splendida Sofia Pace, tutto lo staff accoglienza, i ragazzi del servizio civile, le ragazze che ci hanno supportato e con il microfono e con la loro presenza in questa serata, i ragazzi del primo soccorso misericordia di Ruvo del Monte, Radio Vulture, il TG7 Basilicata con Pino Di Lucchio, e ci tengo a ringraziare anche il collega Antonio Petrino, Info Vulture. L'elenco è un po' lungo, ma ce l'abbiamo quasi fatta. Fotofest, tutti i partners dell'evento, ovviamente food, le forze dell'ordine, tutti i nostri meravigliosi ospiti, tutti voi presenti. Quindi un applauso veramente di cuore.
Mi dicono che c'è un video di una persona che non è potuta essere qui con noi, che però ha vinto come miglior corto giovani e come miglior regia. Guardiamo insieme il video di Costanza Cioncolini. Un applauso e ringraziamola anche se non è potuta essere qui. Ciao a tutti, sono Costanza Cioncolini, la regista del cortometraggio Cinema Arturo. E mi dispiace tantissimo non poter essere lì, ma per motivi di salute non ho potuto partecipare al festival, ma ci tenevo comunque tantissimo a ringraziarvi sia al festival, sia Alberto Nigro, che è il direttore artistico, Valentina Castelli, per i premi che sono stati assegnati al mio progetto. E sono onorata di aver ricevuto appunto il premio alla regia e il premio giovani, e ci tenevo tantissimo anche a ringraziare tutti i membri della mia troupe che mi sono stati vicini e che mi hanno aiutato nello sviluppo di questo progetto. E inoltre ci tenevo tantissimo a ringraziare anche i miei genitori a cui il cortometraggio è dedicato e che mi hanno sostenuto in questo percorso. Grazie mille ancora e vi auguro un buon festival e una buona serata. Grazie mille. E se poi non mi sposo, cosa ne sarà del mio corredo? Se non ti sposi, lo diamo a tua sorella. Deve indossare un abito bianco. È il rito che lo dice. Eccolo, il filo che la provvidenza ci mette nelle mani. Premio miglior corto BIF 2023 alla sposa va al regista Dario Di Viesso. Un forte applauso, vincitore del premio BIF 2023, ci raggiunge e premia la presidente del Galpercorsi, Caterina Salvia. Ari benvenuta, al caso di dire. Complimenti, complimenti vivissimi per questa vittoria. E io intanto passo la parola ovviamente a lei. Ah, che devo dire? Grazie, grazie. È una situazione questa molto bella. Mi sembra veramente un ambiente speciale questo. Cioè trovare così tanti registi, attori, produttori che stanno attorno a un festival, partecipano, salgono sul palco, fanno vedere le loro opere. È un'occasione bellissima e mi sento profondamente onorato di vincere questo premio e ringrazio la giuria, ringrazio il direttore del festival, tutti i ragazzi e tutti voi. E niente, mi sento davvero felice. Grazie. Grazie a lei, consegniamo il premio della presidente. Grazie, grazie ancora per questa vittoria. Ovviamente la foto, sì, è immancabile. Rinnoviamo l'applauso per questo miglior corto del BIF 2023. Eccoli. Io credo che sia arrivato il momento comunque di chiamare accanto a me, ecco, vi ringrazio ancora, il direttore del festival, Alberto, perché Alberto era già con, per dire vai, vai, no, assolutamente. Volevo te accanto a me per
ringraziarti innanzitutto, ringraziare questa platea numerosa che è stata qui a seguire fino alla fine questo evento. Noi siamo orgogliosi, lo dico da lucana, lo dico ancor prima da lucana. È bello essere qui, è bello essere stata qui a Ruvo. Sì, non bisogna dilungarsi oltre perché c'è calore e c'è un'atmosfera veramente magnifica questa sera. Io vi ringrazio ognuno di voi per le emozioni che mi avete regalato e ci avete regalato. Grazie ancora a tutti, al prossimo anno. Grazie, grazie, grazie. Buona serata e buon proseguimento. Grazie ancora e viva il cinema!